Perché le spiego, dottore? Mi sono inchinato per prendere il vaso e mi sono schiacciato il dito. Ho preso un giorno e sono uscito. Ho messo un paio di guanti e un bel cappello. Vedevo pareti bianche con quadri appesi mai visti prima d'ora. Non vedevo ancora il cielo, ma finalmente ero uscito un po'. Mi sono perso in casa mia. Mi sono perso in casa mia. E mi incuriosivano queste foto di un uomo incorniciate, con una barba incolta che sembra non se la ricordi. Stringeva una bambina, stupenda e luminosa, che gli teneva i pollici. Papà, usciamo! Sentì. Papà, usciamo? Da dove? Ma io sono già uscito. Chi è lei? Mi scusi. Mi sono perso in casa mia. Sono perso in casa mia. Questo soffitto non lo riconosco, non è grave. Perché le spiego, dottore? Mi sono inchinato per prendere il vaso e mi sono schiacciato il dito. Di nuovo. In questo spazio, con le pareti bianche, c'è un letto in cui probabilmente qualcuno ha dormito e nemmeno da solo. C'è una donna che lo sta rimboccando. Da come si muove, sembra lo faccia da 40 anni, ma con una dolcezza infinita, anche dopo così tanto tempo. Perché le spiego, dottore? Mi sono inchinato per prendere il vaso e mi sono schiacciato il dito. Questa volta esco un po'. Questa volta il blu sopra i capelli c'è davvero. Ho un guinzaglio in mano. Chi me l'ha dato? È rosso e arriva fino al collo di questo povero cane. Ma dico io, chi ha avuto la brillante idea di vestirlo così? Con l'impermeabile, ma che egoismo. La gente mi saluta. Io per correttezza ricambio, con un cenno del capo e un sorriso. Ma non ricordo nessuno. Senza salire davvero, senza camminare davvero, tutto sembra un frame che non ricordo. Con chi ho giocato, per chi ho pianto, anche solo per un attimo, avrei voluto fosse eterno dentro di me. Sono un guscio vuoto come questa casa.